Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi vi facciamo vedere attraverso l'amico Marco questa bellissima fisarmonica di Settimio Soprani che Marco l'ha appena, diciamo, ripristinata, quindi pulita la tastiera, messa a posto i registri, perfettamente intonata. E adesso Marco ci spiega un attimo le caratteristiche, ci fa sentire il suono in modo che voi da casa possiate capire le caratteristiche. Chiaramente vi invitiamo poi a venirla a provare in negozio. Marco, di pure tu quello che... Allora, questa è una fisarmonica con tre voci al canto, cosiddetta fisarmonica in terza, con quattro timbri, dopo poi li vedremo, per quanto riguarda la mano destra, e fisarmonica ai bassi in quinta, cioè cinque note che suonano contemporaneamente, o tre, con un cambio di timbro. Il cambio di timbro qui è una particolarità di questa fisarmonica, è visibile con questo dei display ante litteram. Mai visto. Sì. Mai quando visto. Cambiamo, qui abbiamo un A. Mi ricorda i sottomarini, mi ricorda. Sì, sì. Un A o una C. Così ci rendiamo conto su quale timbro stiamo lavorando, sia per la mano destra che per la mano sinistra. Perciò abbiamo questa caratteristica interessante. Una fisarmonica piccola, molto maneggevole, però completa. Completa, i bassi maggiore, minore, settima, perciò si può studiare benissimo. La tastiera è completa. I timbri sono quattro timbri belli, perciò questo timbro in seconda si dice con due voci al canto. Un bel timbro, si possono suonare tanghi, si possono suonare sudamericani. Qui abbiamo la voce, diciamo, più popolare, quella che si chiama master. Qui ci sono tre voci al canto, perciò... cosiddetta voce parigina, la qualità delle voci è già ai massimi livelli. Sì, cioè sì, no, queste sono voci fatte a mano, una fisarmonica degli anni 60, voci fatte a mano, un bel timbro proprio bello. Sì. Niente a che vedere con le fisa cinesi di oggi. No, queste erano fatte seriamente. Poi l'ultimo timbro è il piccolo, cosiddetto. Bene, una bella fisarmonica. Quanti passi ha? Questa ha 96, mi sembra. Adesso voglio contare, mi degli occhi, mi sembra 96. Bene, sì. Bene, allora, Settimio Soprani, modello rialto, direi 96 bassi, con 4 registri alla mano sinistra e 2 registri alla mano destra, identificabili appunto da questi specie di televisori degli anni 60. Display ante litteram. Display così, molto, con voci molto professionali, molto bella. Venite in negozio a provarla. Grazie, a presto.